Buongiorno e benvenuti a tutti. Come sempre aspettiamo qualche minuto, diamo tempo a chi sta ancora bevendo il caffè, a chi magari sta sbrigando le ultime cose prima di collegarsi, quindi aspettiamo proprio un paio di minuti e poi iniziamo, entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Grazie innanzitutto per esservi registrati e grazie per essere presenti. Per chi si è collegato adesso, ho appena indicato che iniziamo tra 1 o 2 minuti per aspettare chi ancora non si è collegato, quindi diamo tempo a chi è un pochino in ritardo di collegarsi e tra breve iniziamo. Ancora qualche secondo di pazienza e poi iniziamo. Stanno ancora delle persone. Diamo ancora 1 minuto, alle 10:03 partiamo. E vi ringrazio molto a chi si è collegato alle 10 in punto, magari qualche minuto prima per l'attesa. Bene, iniziamo. Ho attivato la camera. No, Laura, Siamo pronti per iniziare. Siamo pronti per iniziare. non si vedono le slide. Ok, perfetto. Perfetto, ottimo. Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo webinar della serie dei 5 webinar del Budget Lead in questa nuova modalità remota. Ho fatto molti eventi dal vivo ed eccoci in questo momento particolare che ci chiama tutti a doverci reinventare e nella vita personale e nella vita professionale. E lo facciamo tutti ogni giorno, lo faccio io come lo faccio voi che siete qui con me. Quindi inizio con un grosso in bocca al lupo che in questo momento credo sia dovuto. Io sono Laura Valagussa, alcuni di voi già mi conoscono, e in Dassault System gestisco le soluzioni di Information Intelligence per la Region Euromed. Trascorreremo insieme circa un'oretta e al termine della presentazione apriremo lo spazio alle vostre domande e risposte che potete scrivere nella chat. E in caso non facessimo in tempo a rispondere a tutti, risponderemo poi via mail singolarmente ad ognuno di voi, a chi ha fatto la domanda. Adesso disattivo la telecamera, così da ottimizzare la banda per la condivisione delle slide e dei video, e vi auguro una buona visione. Non siate timidi, sentitevi liberi di interagire con noi, anche se siamo distanti, e scrivete le vostre domande nella chat. Il tempo a disposizione oggi è poco, quindi non mi soffermo sulle informazioni istituzionali di Dassault System che potete tranquillamente consultare sul nostro sito 3ds.com. Per chi ancora non ci conosce, introduco invece la nostra mission e la nostra soluzione, prima di passare al tema di oggi che è la cost reduction. Il nostro credo. In Dassault noi abbiamo la profonda convinzione che il mondo virtuale estenda e migliori il mondo reale. E per raggiungere un futuro più sostenibile, oggi possiamo sfruttare solo i mondi virtuali. Nella vita reale non ci sono prove,
Nel mondo virtuale, invece, possiamo simulare e valutare gli impatti prima di produrre il prodotto stesso. Il prodotto virtuale può essere un velivolo, un'automobile, un treno, un impianto industriale come le eccellenze che sono rappresentate qui oggi dai clienti e dai prospect che partecipano a questo webinar. In Dassault siamo convinti che i mondi virtuali aiutino le persone a immaginare in modo diverso, in modo nuovo e quindi a portare innovazione. E come lo facciamo? Lo facciamo introducendo la 3D Experience Platform, che è la piattaforma di knowledge e know-how per un ambiente collaborativo che dà ancora più potere al business e all'innovazione. È una 3D Experience Platform per la creazione di experience che sono basate appunto sul modello virtuale. La 3D Experience Platform ha come simbolo questo compass che vedete, diviso in quattro quadranti: la parte di social and collaborative, la parte di 3D modeling, la parte di simulation e la parte di information intelligence, che è quella su cui ci soffermiamo proprio oggi. Noi crediamo che i big data portino valore quando sono parte integrante di un modello di rappresentazione che dia loro significato. Il valore sta proprio nel collegare i dati che abbiamo come variabile discreta nel mondo reale, collegarli alla continuità del modello digitale per immaginare così nuove esperienze e nuovi mondi, cercando di ridurre al minimo il gap tra il virtuale e il reale. E questo è ciò che chiamiamo Information Intelligence. Le nostre applicazioni consentono di cercare, ordinare, filtrare, navigare e comprendere i dati, arricchendoli ove necessario, e tutto questo per prendere delle decisioni che sono sempre più mirate. La 3D Experience Platform serve 11 industrie con soluzioni di settore su misura per ognuna di queste industrie. E si basa su 13 brand che sono distribuiti sui quadranti in base al loro settore di applicazione. Oggi, appunto, parleremo del settore delle soluzioni del quadrante dell'Information Intelligence. E in un mondo che è digitally connected, la nostra 3D Experience Platform, grazie alle soluzioni di Information Intelligence, non può che avere questo requisito, ovvero aggrega i dati, strutturati e non, che arrivino dalle più diverse sorgenti, interne e esterne all'azienda e alla platform, le arricchisce con informazioni semantiche, machine learning, artificial intelligence, e li trasforma in apps data-driven. La mission dell'Information Intelligence all'interno della 3D Experience Platform è Capture and Reveal Data Intelligence e l'obiettivo è trasformare dati in informazioni utili, quindi quelle che si chiamano Actionable Insight. Abbiamo tutte le componenti necessarie per coprire questo processo end-to-end. Cominciamo dalla data ingestion, aggregando dati da diverse sorgenti interne o esterne alla platform. Consolidiamo i dati per costruire un data model, un data view, un graph knowledge per rispondere a domande specifiche. Arricchiamo i dati con data processing, machine learning o semantic extraction. Indicizziamo i dati per realizzare delle dashboard o presentazioni veloci piuttosto che consultazioni di informazioni o documenti da diverse sorgenti. Costruiamo, monitoriamo e gestiamo KPI con relativi target. Costruiamo diversi tipi di visualizzazione dei dati. Abbiamo una funzionalità di self-service che permette addirittura agli utenti finali di costruirsi le proprie dashboard con una semplice operazione di drag and drop e condividere con gli altri utenti del team. E rafforziamo il meccanismo di actionability all'interno della platform per essere in grado di prendere decisioni direttamente all'interno dell'applicazione. Ecco quindi il portfolio di NetVibes Exalead. Iniziamo da Analytic Foundation, che è la core technology. È la core technology che permette di costruire tutte le applicazioni di analytics di cui i nostri clienti hanno bisogno. Per esempio, potrebbe essere monitorare gli avvisi di servizio di un apparato o di una serie di apparati, e ancora tenere monitorato e analizzare i guasti di un impianto per fare poi della predictive maintenance o per ridurre i tempi di intervento in seguito a una issue sul field. O avere un sistema di alerting per dei sensori che vanno fuori range e quindi analizzarne le cause, piuttosto che aggregare dei dati e capitalizzare delle informazioni per ottimizzare la gestione delle ricette delle mescole, piuttosto che per aggregare dei dati di un asset. Ci sono davvero tanti tanti esempi quando andiamo a lavorare per rispondere a esigenze custom del cliente. E poi abbiamo un portfolio di applicazioni out of the box.
Alcune sono costruite con altri brand, come tutta la parte di PLM Analytics per fare analytics sui processi di engineering, come project, change e issue intelligence. Altre invece sono costruite con, in collaborazione col CAD 3D, quindi sono soluzioni di product intelligence che mi permettono di fare analytics intorno al prodotto stesso, come per esempio tenerne monitorato il peso, la massa di inerzia, il centro di gravità, mentre lo progettiamo, grazie alla soluzione Weight and Balance. Oggi in dettaglio vedremo invece la soluzione Cost Intelligence, che quindi mi permette di tenere monitorato il costo mentre progetto il mio prodotto. E infine abbiamo un set di soluzioni che sono sviluppate per i processi delle varie industrie. Abbiamo la soluzione Sourcing and Standardization Intelligence, che è la soluzione per supportare il cliente nel ridurre i costi totali sulle parti, ottimizzando il processo di sourcing e quindi trovando il giusto fornitore per la giusta parte e il giusto quantitativo di parti, piuttosto che spingendo al massimo sul riutilizzo delle parti standard per evitare il proliferare dei duplicati, piuttosto ancora che lavorare sulle policy di standardizzazione delle parti in azienda. Poi abbiamo la parte di operation intelligence che permette di gestire grandi asset o stabilimenti complessi grazie alla possibilità di connecting the dots con tutti i dati generati da asset in operation. Abbiamo la soluzione industry intelligence per estrarre insight dai dati del web, feeder, RSS e così via, e studiare quindi i competitor, l'andamento di mercato, i nostri clienti, i fornitori. Infine abbiamo la soluzione scientific intelligence che ci permette di capitalizzare know-how, dati ed intelligence in merito alle formule, agli esperimenti, diciamo che è la soluzione del momento. E qui la fa da padrone il mondo del life science, quindi del data science, quindi il pharma. Ma non solo, perché anche le aziende manufacturing hanno al loro interno il loro data lab. Ecco quindi queste che sono le soluzioni di Dassault System in ambito information intelligence con i vari settori di applicazione. Nella nostra serie di webinar, insieme a voi, per cui oggi siamo alla seconda puntata, copriamo molte di queste applicazioni. Ieri abbiamo parlato di Performance Driven Capital Project Intelligence, per chi ha avuto modo di seguire il webinar. Oggi parliamo di Cost Reduction con le soluzioni Cost Intelligence e Sourcing e Standardization Intelligence. E così via, nei webinar delle prossime puntate, ve li ho scritti qui tutti e vi ho anche riportato il link per registrarsi in caso qualcuno di voi non l'abbia ancora fatto e abbia piacere di partecipare alle prossime sessioni. Bene, entriamo nell'argomento di oggi che è la Cost Reduction. E sono due le soluzioni che si occupano di questo, come vedremo, Cost Intelligence e Sourcing Standardization Intelligence. Il cost management, mi verrebbe a dire questo sconosciuto, è il processo di stima del costo unitario del prodotto durante la fase di progettazione e produzione, ma non solo, anche la previsione delle variazioni dei costi durante il ciclo di vita. Questo per garantire che il progetto soddisfi l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio. Il processo fornisce una guida per il design di un prodotto che sia cost effective e lo fa correlando le informazioni che provengono dal CAD, dalla Bill of Material, con i dati sui costi che provengono da diverse fonti, PLM, ERP, Project Management. Siccome il mercato si sta evolvendo sempre più verso una progettazione sempre più automatizzata, il costo è uno dei parametri più critici da tenere in considerazione. E in un approccio design to cost, l'idea è che possiamo minimizzare il costo del prodotto già nella fase iniziale di design, attraverso un processo iterativo di correlazione delle previsioni di costo con i parametri di progettazione, piuttosto che i parametri di manufacturing, di logistica e così via. La cost reduction si ottiene lavorando su due assi. Il primo è lavorare a livello dell'intero prodotto e il secondo è lavorare sulla riduzione dei costi a livello delle singole parti del prodotto. Ora, iniziamo il nostro viaggio partendo dall'intero prodotto e quindi dalla soluzione Cost Intelligence che ci permetterà di monitorare l'impatto dei costi in real time in ogni fase di sviluppo del prodotto.
La sfida costo target è la capacità di definire un costo target all'inizio del processo di sviluppo del prodotto e garantirne la convergenza lungo le varie fasi di sviluppo, quindi early estimation, should cost estimate e più andiamo avanti per poi arrivare fino agli input finali di produzione, sperando di avvicinarci il più possibile al target cost. La domanda a cui dobbiamo rispondere è: quanto costa il mio prodotto? E dobbiamo farlo, ahimè, già nelle primissime fasi di sviluppo del prodotto. Quindi, perché è così complessa questa gestione? Perché il product manager, all'inizio del programma, deve fornire una stima del costo basata su diversi requisiti e sulla sua esperienza. E la situazione è molto eterogenea, perché abbiamo alcune parti che non hanno nessuna informazione e quindi il costo può essere solo stimato in base all'esperienza personale. Altre parti hanno il 3D, quindi il digital mockup, e possiamo utilizzare questo mockup per ottimizzare le nostre stime e fornire dei costi con maggiore precisione. Poi abbiamo altre parti che hanno le operazioni di produzione completamente dettagliate, si possono misurare e posso avere il costo delle operazioni che magari arriva da un altro sistema. Per altre parti, come nell'esempio qui le ali, devo considerare i costi di logistica che arrivano dall'ERP. Il motore, per esempio, è stato realizzato da un fornitore esterno che quindi mi dichiarerà il costo. In aggiunta a tutto questo, naturalmente, alcune parti sono state acquistate in euro, altre in dollari, altre in yen e così via. Quindi, per tenere monitorato il ciclo di costo del mio prodotto, io ho bisogno di una soluzione che sia in grado di gestire diverse valute, interagire con diversi sistemi, interagire con diversi cicli di vita del costo, distribuito in diverse strutture di distinte base, quindi l'engineering BOM, la manufacturing BOM e così via. Quindi ci serve one single source of truth. E per gestire l'intero ciclo di vita del prodotto e poter avere un'idea del costo totale in tutte le fasi, proprio per questo motivo abbiamo sviluppato la soluzione Cost Intelligence, che a tutti gli effetti è un ciclo di vita del costo. Tutto inizia con un costo target, una sorta di budget da non superare assegnato al mio nuovo programma. I diversi manager poi condivideranno questo costo e lo suddivideranno nei sottoprodotti. Nelle prime fasi di progettazione, quindi quando abbiamo bisogno di approssimare il costo totale, possiamo inserire alcuni valori di costo che si basano sulle nostre conoscenze e le nostre competenze. Sono quelli che chiamiamo costi stimati. Posso poi avere dei costi che chiamiamo compute, per esempio il costo della cabina, che è una correlazione tra le dimensioni della cabina, il numero di posti, gli accessori luxury e così via. Ho i costi dichiarati per tutte le parti che sono state acquistate e quindi il fornitore ne dichiarerà il costo e andremo a ricavare il dato dal sistema in cui è registrato. Ho poi i costi che possono essere misurati perché arrivano dal digital mockup. Quindi gli scenari sono diversi e Cost Intelligence li coordina e monitora durante tutta l'evoluzione del ciclo di vita del prodotto. Incominciamo a vedere alcuni dei costi che gestiamo in Cost Intelligence, costi che ovviamente si dividono tra costi ricorrenti e costi non ricorrenti. Quindi gestiamo ovviamente costi di produzione, delle parti standard, della materia prima, degli utensili, delle strutture, del processo, costi di sviluppo, costi di ingegneria, costi di convalida, costi legati alle qualità, alle tasse e così via. Quello che vedete in questo momento a video è la tassonomia standard dei costi, che poi ovviamente può essere personalizzata in base alle esigenze. Fatta questa introduzione, partiamo ora al flusso di lavoro con Cost Intelligence. Quindi, come funziona? Ogni nuovo programma, lo dicevamo prima, inizia con un budget di costo da rispettare, quindi il costo target. Ecco che la soluzione Business Target Definition mi permette di selezionare la valuta, impostare l'obiettivo di costo totale e ovviamente è possibile impostare l'obiettivo di costo anche per ogni singolo KPI, per ogni singolo costo che abbiamo visto nella slide precedente con la tassonomia. È possibile aggiungere un obiettivo massimo e un obiettivo minimo. Dopo aver definito il costo target, durante tutto il processo il team dei costi sarà in grado di aggiungere i vari costi nelle diverse fasi, piuttosto che i valori che arriveranno in modo automatico dall'integrazione con gli altri sistemi, per esempio con l'ERP. E quindi è l'applicazione Business Value Definition che permetterà al team di costo di indicare i costi per i diversi KPI che abbiamo visto prima.
che essi siano dei costi stimati, dei costi calcolati, dei costi dichiarati o dei costi misurati. L'utente può selezionare ovviamente la valuta, può inserire una tolleranza e un livello di confidenza per il costo specifico. È possibile poi anche definire delle attività che vengono utilizzate ogni volta che il costo è associato ad un parametro e quindi a una formula. Per esempio, i chilometri quando devo trattare un costo che è un costo di trasporto. Quindi in questi casi andremo a specificare la formula che verrà applicata su tutte le parti che impattano da questo costo di trasporto. E ora che tutte le informazioni di costo sono integrate e inserite, piuttosto che attingendo in automatico dai vari sistemi con le integrazioni, Cost Intelligence permette di gestire, monitorare e analizzare i costi del nostro prodotto. Lo vediamo dal vivo, vediamo come si utilizza la soluzione. Ora, vediamo la soluzione Cost Intelligence, che è una soluzione che permette di utilizzare diversi motori contemporaneamente, il motore di simulazione di CAD e il motore degli Analytics, e questo è molto importante. Vediamo la seduta di un'automobile. Nel momento in cui clicco sulla seduta nella parte del CAD, vedete che automaticamente io ho la visualizzazione dei costi della mia intera seduta. Parto dai costi totali, ovviamente posso andare a fare un drill down in accordo con la mia tassonomia e quindi vedere i singoli costi. Qui mi sono focalizzata sui costi delle parti standard per poi tornare ai costi totali. Posso sempre tenere monitorato se sono in linea col mio obiettivo target, in questo caso lo sto leggermente superando. Posso iniziare a vedere la distribuzione strutturale dei costi anche nelle sue sottocomponenti e posso passare alla parte degli analytics. Qui sto vedendo quali parti sono state comprate in euro, quali in dollari. Qui vado a vedere a quali parti manca il costo. Vedete quanto è interessante, non appena clicco sulla parte della torta degli analytics ho la visualizzazione anche nel CAD. Qui mi concentro sul life cycle, quindi sulla maturità del prodotto. Vediamo che la maggior parte dei costi sono stimati, quindi sono ancora molto in early phase. Adesso procediamo al contrario. Ho selezionato una parte della seduta e vedete che automaticamente ho gli analytics in context. Quindi ho visto quanto è il costo totale. Adesso sto vedendo la breakdown. Vedo solo per la parte di seduta quanto sono allineata al costo target e addirittura se ho diverse configurazioni, come in questo caso ho una configurazione manual e una configurazione power, posso fare il confronto su tutti i diversi assi dei costi che abbiamo visto prima per vedere quale delle due configurazioni è più impattata o meno in un costo piuttosto che in un altro. Quello che qui abbiamo visto per il processo di engineering ovviamente vale anche per le altre fasi, quindi la soluzione Cost Intelligence permette di monitorare e gestire anche tutte le informazioni di costo relative alla parte di manufacturing, quindi proprio l'intero ciclo di vita. Anche qui ovviamente a ciascun oggetto della distinta di manufacturing posso associare un costo con la relativa informazione sul ciclo di vita, quindi che questo costo sia estimated, misurato, dichiarato piuttosto che calcolato. Quindi, riassumendo, cosa gestiamo con Cost Intelligence? La tassonomia dei costi, che ovviamente può essere personalizzata. Teniamo conto delle diverse valute, aggregando i dati da fonti esterne. Abbiamo un roll-up preciso e performante, l'avete visto anche nel video. Abbiamo l'analisi della distribuzione strutturale. Abbiamo gli analytics sempre in context, grazie ai tre motori della platform che lavorano contemporaneamente nello stesso ambiente, quindi il motore di CAD e simulation, il motore di data science e il motore di collaboration. Abbiamo la possibilità di vedere la storicizzazione dei costi ed avere una timeline sempre aggiornata al dato reale. E così come l'ultima caratteristica che abbiamo visto, possiamo fare il confronto tra diverse configurazioni di prodotto. Quindi abbiamo visto come Cost Intelligence ci supporta nella cost reduction a livello dell'intero prodotto, quindi la mia automobile, il mio velivolo, il mio impianto. Passiamo alla seconda parte, quindi al tema della riduzione dei costi, quando invece mi concentro sulle singole parti. Al fine di massimizzare il riutilizzo degli standard, al fine di guidare le decisioni dell'engineering anche attraverso i costi,
massimizzando l'acquisto di grandi volumi piuttosto che andare verso una politica di make o di buy a seconda del momento. La soluzione di cui parliamo è Sourcing and Standardization Intelligence. Perché è importante standardizzare? Alcuni esempi, alcuni dati non di Dassault, ma di aziende esterne, in questo caso Porsche. In Volvo Bus si è visto che una nuova parte potrebbe costare all'azienda in media tra 3.000 euro, poco più di 3.000 euro a 75.000 euro. Quindi se immaginiamo che un'operazione di standardizzazione ci porta a eliminare i duplicati e a riutilizzare quella stessa parte, significa un risparmio dello stesso valore, quindi da 3.000 a 75.000 euro per ogni singola parte. Un altro motivo per cui è molto importante standardizzare, indipendentemente dalla industry, quindi che sia in aerospace and defense, transportation and mobility, industrial equipment, non è importante in quali industrie, in ogni industria è importante standardizzare. Pensiamo per esempio alla minuteria. La minuteria che è trasversale su molte linee, tra l'altro anche su industry, è semplice, è economica, ma è altrettanto numerosa. E quindi il vero costo è proprio sul sourcing, sulla fase di acquisto della minuteria. E per la legge di Pareto, alla fine, è quella che ha un grosso impatto economico. È per questo che la soluzione Sourcing Standardization Intelligence si compone di quattro ruoli per coprire l'intero processo. Il primo è il ruolo che permette di fare leva sul know-how aziendale, aggregando le informazioni che di per sé stanno su vari sistemi CAD, PLM, e quindi manualmente dovrei andare ad aprire tutti questi sistemi e non ho la possibilità di aggregarli. Il fatto di poterli aggregare mi permette poi di confrontare i singoli SKU per andare a identificare quelli più indicati piuttosto che per avere delle leve di negoziazione per il procurement e quindi identificare nuove opportunità di sourcing. Il secondo ruolo è quello che classifica in automatico le parti simili e quindi permette di creare le librerie delle componenti standard ed eliminare quindi i duplicati. Il terzo ruolo, a partire dalle librerie delle componenti standard che abbiamo creato prima, che possono essere interne o esterne alle aziende, agevola il riutilizzo delle parti standard, quindi rafforza la standardizzazione e permette di scoprire ove ve ne fossero delle parti alternate. L'ultimo ruolo è il component sourcing, è quello che mi permette di accedere ai cataloghi online di componenti esterne o di modelli 3D. Per trovare la giusta parte quando la scelta migliore sarà un buy invece che un make. Per coprire questo processo abbiamo tre applicazioni: One Part Reduce, One Part Reuse e One Part Supply. One Part Reduce copre il processo di standardizzazione e lo fa in quattro passi. Primo, identifica in modo automatico le parti 3D simili, analizzando le caratteristiche geometriche, ma non solo, anche i metadati che arrivano dalle altre fonti, come il prezzo, il peso, il materiale, la giacenza magazzino. Quindi analizza caratteristiche geometriche e criteri semantici, grazie alla capability di machine learning. Quindi, primo passo, identifichiamo in automatico le parti simili. Secondo passo, classifichiamo queste parti simili in cluster, quindi creiamo dei cluster di parti simili, sempre in automatico. Da ognuno di questi cluster, ed è il terzo passo, da ognuno di questi cluster di parti simili selezioniamo la parte master, gli alternei e gli obsoleti. Infine, l'ultimo passo, pubblichiamo al Dipartimento di Ingegneria in modo che possa riutilizzare le parti arricchite dalle informazioni che abbiamo dato, quindi quando una parte è master, quando una parte è duplicata e quando una parte invece è da eliminare. E questo lo facciamo con One Part Reuse. Quindi One Part Reuse analizza tutte le parti, aggregando anche le informazioni che arrivano da altri sistemi, quindi MultiCAD, PLM. Cerca le parti simili corrispondenti, per esempio, come input posso mettere un testo, posso scrivere rondella, piuttosto che posso trascinare una geometria o un file CAD. Mi restituisce tutte le informazioni che mi permettono di decidere se riutilizzare una parte esistente, piuttosto che progettarla o acquistarla. Anche in questo caso, vediamo dal vivo la soluzione. Partiamo dal One Part Reduce, che mi permetterà di creare le mie librerie standard. Quindi inizio analizzando un universo di parti per verificare se ci sono dei duplicati e andare a identificare le parti master,
con le quali dovrò sostituire i miei duplicati. Quindi creo il mio universo, sto lavorando nell'aerospace. Una volta che ho creato l'universo, sceglierò i parametri. In modo automatico, vedete, clicco su Run, lui in modo automatico ha identificato già 500 potenziali cluster di saving. Ogni volta che ho uno sfondo rosso significa che ho un potenziale saving, mi concentro su questa staffa di parti simili che lui ha creato in automatico. Adesso io, che sono il librarian o lo standardization manager, decido di confrontare le parti simili di questo cluster per andare a decidere quella che sarà master. In questo momento quella master è definita come la prima. La prima, vedete che abbiamo tutte le informazioni anche di costo, la prima che ha un costo di 17 euro. Ogni volta che l'informazione è rossa significa che è diversa da quella master, quindi non analizzerò solo l'informazione di costo perché devo analizzare il materiale, il peso. Analizzo tutte queste informazioni e decido la mia nuova parte master. L'ho flaggata e a questo punto la pubblico nell'universo di OnePart. Quindi ho fatto le quattro parti che vi ho evidenziato prima. Siamo in OnePart Reuse che ha a disposizione le informazioni che abbiamo appena realizzato adesso. Quindi ho selezionato la mia staffa. In automatico OnePart Reuse mi identifica tutte le parti simili. Per default si riaggancerà alla parte che sto utilizzando in questo momento e se vado ad analizzarla scrollando vediamo che non è la parte master. Vedo però che è stata fatta un'azione di Reuse per identificare il master. Quindi a questo punto chiedo di poter vedere il master, cliccando automaticamente arrivo sul master. Per sicurezza verifico che abbia tutte le caratteristiche che servono a me nel velivolo che sto progettando. In effetti è quello che mi serve e quindi quello che mi resta da fare è dire inserisci questa parte. Quindi con questa azione ho eliminato le parti duplicate con la parte standard e ho rispettato le indicazioni del procurement che ha voluto scegliere questa staffa che costava 13 euro contro quella di prima che costava 17. Questa staffa la moltiplichiamo per le n volte in cui questa operazione viene fatta e quindi abbiamo un saving molto importante. Infine, se decido che la scelta migliore sia quella di buy, sempre all'interno della piattaforma posso accedere a Part Supply, che mi permette di attingere da un catalogo di parti di più di 42 milioni di parti distribuite su 800 fornitori. Questo catalogo è on cloud e semplicemente, sempre selezionando la mia staffa, automaticamente, anziché accedere alle mie parti standard in azienda, accedo ai cataloghi dei fornitori esterni e se trovo quello che va bene, faccio il download e lo utilizzo. Ora facciamo l'ultimo passo. Grazie a Procurement Intelligence, quindi siamo usciti dall'ingegneria. Grazie a Procurement Intelligence creiamo un ponte tra l'ingegneria e il procurement. E questo ponte ci permette di avere una spending analysis, ci permette di scoprire le discrepanze di prezzo tra parti simili, ci permette di ottimizzare ancora meglio il processo di purchasing e ci permette di avere maggiori leve di negoziazione con i fornitori. Come facciamo a farlo? Allora, iniziamo con l'overview di spesa. Quindi questa è la dashboard che mi dà l'overview di spesa. Possiamo lavorare su diversi assi, ovviamente tutti questi sono dinamici, appena clicco cambia la visualizzazione. Posso lavorare per buyer, per plant, per divisione, per fornitore, quindi vedere tutto quello che ho speso l'ultimo anno con un fornitore, piuttosto che vedere l'evoluzione nel tempo. E poi ho i filtri, l'arco temporale, la tipologia di parti, posso confrontare le stesse parti su diversi fornitori, proprio per andare a fare quella che è un overview di come spendo all'interno dell'azienda. Secondo driver, seconda leva, abbiamo anche la possibilità di analizzare uno specifico gruppo di parti. Per esempio, la seduta dell'automobile di prima, un'intera automobile, posso analizzarlo e vedere se ho del potenziale di saving, quindi andando a eliminare delle parti duplicate. Quindi ho la possibilità di verificare i cluster in cui posso fare i saving e verifico in modo automatico dove ho potenziale di risparmio grazie all'utilizzo delle parti alternate. Quindi verifico l'evoluzione dei prezzi per una migliore gestione degli acquisti e posso anche anticipare le informazioni. Quindi qui vediamo che ho i soldi spesi e il potenziale saving per referenza, qui ho la variazione di prezzo per tutte le referenze e quindi tutte queste informazioni mi danno delle leve di negoziazione. Infine,
analizzo i prezzi e il loro trend per avere ulteriori strumenti di negoziazione con i fornitori. Quindi, Procurement Intelligence mi permette di analizzare il prezzo delle parti simili nei vari ordini di acquisto e stabilisce la regola di prezzo delle singole parti. Quindi mi creo la curva del prezzo per ogni singola parte e per ogni fornitore, in modo che posso determinare quando il prezzo è troppo elevato o è fuori dal range previsto. Posso confrontare fornitori diversi su set di parti simili, proprio per poter negoziare meglio, e posso stimare quale dovrebbe essere il prezzo per una nuova referenza. Come vediamo in questa immagine, e quello che vi ho detto prima a parole, lo vediamo con i fatti, è possibile confrontare il modello di prezzo, per esempio del linear bracket, su diversi fornitori. Qui lo vediamo sul supplier 1 e sul supplier 13. Riusciamo anche a stabilire la linea del should be price, così da evidenziare anche graficamente, quindi in modo molto veloce, che in questo PO il prezzo è, quello indicato dalla freccia, il prezzo è superiore al model price. Quindi, concludendo, gli obiettivi di Sourcing e Standardization Intelligence li abbiamo in ambito standardizzazione, sourcing, ottimizzazione dei costi. E li troviamo declinati non solo nell'engineering, ma li troviamo declinati nel sourcing e nel procurement, e li troviamo declinati anche nel manufacturing. Per oggi abbiamo concluso. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e adesso è il vostro turno per le domande e risposte. E come ringraziamento al vostro tempo e interesse, abbiamo deciso di coinvolgere i massimi esperti delle nostre soluzioni direttamente dalla corporate, Chloe e Firas, a cui lascio la parola per presentarsi prima di rivolgere loro le domande che ci avete inviato. Ovviamente tradurrò le vostre domande dall'inglese all'italiano. Pardon, dall'italiano all'inglese. E attivo anch'io la camera. I leave you And the thank you, floor. Laura. Guys. So hi everybody, I'm Chloe Dumont, Exalead Worldwide Industry Process Expert, and I will be your question master on the sourcing and standardization intelligence part. Hi everyone, my name is Firas Mahmoud. I'm a worldwide sales engineer within Dassault Systèmes. I'm based in France, in Paris. I've been working now more than 5 years within the NetVibes Exalead brand. My job purpose within the brand consists on promoting our 3D experience analytics and demonstrate to our customers cross industries how our different solutions can help on your day-to-day business. So, hope you enjoyed today's session with Laura about reducing the cost and managing the cost, and waiting for your questions. So, let's start with the questions. Let me try to see if we have some No, questions. I have questions, sorry, but I was in mute. So, can you hear me? Yeah, we Yeah, hear you okay. now. So, super, I was in mute, I didn't notice. So, let's start with you, Firas. I have two questions on cost intelligence and two questions on sourcing and standardization. So, two for both of you. The first one, in italiano. Quindi scusate, ho due domande, sono arrivate nella chat, due domande per cost intelligence e due per sourcing e standardization. Inizio con Firas, con la prima domanda sul cost intelligence che è arrivata. La domanda mi dice, posso esportare i dati di costo dalla piattaforma 3D Experience per generare poi dei report come documenti? Adesso la traduco in inglese per Firas e poi vi tradurrò la sua risposta, ovviamente. Firas, for you in English. Can we export the cost data from 3D Experience platform if customer wants to generate report such as documents? If the answer Okay. is long, I ask you to do sentences and I will Yeah. translate one by one. A quick answer. Of course, so the 3D experience platform is about digital continuity. The purpose is really to break the existing silos from your different systems and departments and creating one single source of truth. So of course, it's Stop. not just one So, I thought. single. Yeah, just as you shared, Laura, we are delivering cost analytics. But of course, if we need to create PDF reports, we can export data and generate reports. Yeah. Ok, quindi la risposta di Firas è che l'obiettivo della 3D Experience Platform è quello di rompere i silos, di mettere in comunicazione tutti i silos, di integrare tutti i dati.
E quindi non sarebbe proprio quello di esportare delle informazioni per generare un documento o un file Excel. Ci rendiamo conto che questa comunque è un'esigenza che c'è e quindi sì, è possibile, come è stato richiesto, esportare i dati in modo poi da generare un report, un documento o un PDF. E passo a una domanda su sourcing e standardization, quindi prima la leggo in italiano. Per chi non l'ha fatta, perché l'ha fatta una persona, e poi la traduco in inglese per Chloe. La domanda è: se utilizzo un CAD diverso, sono in grado di indicizzare le parti per confrontare in one part con poi i nostri CAD? For you, so now it's your turn, Chloe. If I use a different CAD system, are we able to index those parts to compare in one part with our CAD data? Well, the answer is definitely yes. As we consider that the 3D is the universal language, as long as we can compute a 3D shape from the CAD data, independently of this format, well, we will be able to compare these parts. Ok, la risposta è assolutamente sì. Consideriamo il CAD come l'universo del 3D e quindi indipendentemente da dove arrivano i dati CAD siamo in grado di indicizzarli, quindi tutta la parte di compare, tutte le attività che avete visto oggi si possono fare anche in caso il CAD non sia un CAD da solo. Allora, ho un'altra domanda sul cost intelligence che quindi faremo a FIRAS, come sempre la leggo in italiano. Come viene stimato il costo del pezzo durante la fase di progettazione? Molti clienti utilizzano Galorad per la stima dei costi. C'è un piano di partnership? So, for you, Firas, how is the part cost estimate during design phase? Many customers are using Galorad for cost estimation. Is there a plan for an alliance within 3DX? Okay, thank you for the question. I will answer on two steps. So first one about the cost estimation, yes, within the Exalead cost intelligence application, we have what we call the human activities, which will help the cost managers to estimate the costs using the different parameters. So this is number one. It's kind of formulas where you can input to estimate the cost using our parameters. So this is number one, and Quindi, number two, yeah, I will let it from. I translate the first one. Allora, la risposta alla prima domanda, quindi come viene stimato il costo del pezzo durante la fase di progettazione? Sì, innanzitutto è possibile stimarlo, c'è proprio una funzionalità Human Activity che permette, inserendo delle formule, di andare a stimare il costo del prezzo quando questo non è conosciuto. Quindi la risposta alla prima domanda è sì, attraverso la funzionalità Human Activity. The second one? Thank you, Laura. And about Galorad, the answer is yes. We are now working with Galorad, which is for the one that does not know Galorad. It is number one in cost estimation in different domains. And we are now doing a partnership with them to do the cost estimation and to use that in our cost intelligence 3D experience platform. So it's becoming true end of this year, and yes, we are already signing partnership with Galois. Oh, super. Quindi la risposta alla domanda riguardo Galora, sì, stiamo lavorando per fare una partnership con Galora. Per chi non conosce chi è il numero uno in termini di cost estimation, stiamo già lavorando su questo argomento per inserirlo all'interno della soluzione e FIRAS ci ha anche dato una previsione di fine anno. Quindi grazie. Ho ancora una domanda su Sourcing and Standardization Intelligence. Molto interessante questa. Come posso ingaggiare il procurement? For you, Chloe? How can we engage with procurement? Okay, well, we can engage with the procurement with the solutions that Laura has presented you today. So we have various solutions to empower with knowledge on their parts and knowledge on their previous purchase orders and suppliers and prices to learn from the past to better predict the future. So we have a bunch of solutions to help them improve their sourcing and standardization strategy. And we have also a sales engagement, which is dedicated to that, which his name is Matrix to Engage,
which along a guided journey, we support the customer along their to improve their sourcing and standardization strategy. Okay. Quindi, come facciamo a ingaggiare il procurement? Innanzitutto, con i tool che avete visto prima, siamo in grado di dare la possibilità al procurement di analizzare i costi, di vedere anche quanto è stato pagato in passato, quindi di avere una storicizzazione dei costi. C'è poi un'iniziativa molto interessante, che è l'iniziativa Matrix to Engage, che ci permette di andare ad analizzare un vostro insieme di parti. Quindi partiamo da un vostro subset e attraverso l'iniziativa Matrix to Engage siamo in grado di stimare, di restituire un business case che dimostra il saving che potenzialmente possiamo portare su questo insieme di parti e quindi in questo modo ingaggiamo il procurement. Non ho altre domande. I do not have any other questions. I thank you so much, Chloe, Firas, for your evaluated support. Quindi non ho altre domande, ringrazio Firas e Chloe. Ringrazio ancora Laura, tutti voi partecipanti. Laura, guarda che c'è un'altra domanda. C'è un'altra domanda. Sorry. Grazie. Scusatemi, non l'avevo vista. Oh, it's already in English, so I do not have to, vabbè, tradurla invece per i partecipanti. So, in which industry operate your customer that use one part intelligence effectively and the customer that use the cost intelligence effectively? Quindi traduco la domanda. La domanda, quindi, è per entrambi. Partiamo da Chloe e poi andiamo a Firas. La domanda per Chloe è: in quale industry i vostri clienti utilizzano one part intelligence? So the question for you, Chloe, is in which industry our client use one part? Okay, so one part is used effectively. Sorry, that is effectively. So it's because it's written in capital letters. So they want to know the truth, not marketing wording. They want to know the truth. Effectively. Effectively, one part is used in different industries. We have customers in the aerospace and defense industry, some in the transportation and mobility industry, some in the which are doing industrial equipments. I think this is the main three industries where we have clients in these industries. We have also clients in the high-tech industries, energy, so a lot of life sciences too. So we have like, I think, six main industries for our one part customer. Okay. I was reading the new question, so aerospace and defense, transportation, mobility, industrial equipment, life science, and you told? High-tech and energy. Okay. Sorry, because I was reading, because other questions are arriving now. So, l'industria in cui effettivamente abbiamo utilizzato e continuiamo a utilizzare one part sono aerospace and defense, transportation and mobility, sono tutte in inglese, quindi industrial equipment, life science, high-tech and energy. Queste sono le sei industrie in cui maggiormente i nostri clienti utilizzano one part. And now the same question for you, Firas, for cost intelligence. Yeah. So for cost intelligence is much newer application that we are developing cost intelligence. Today the main industry is still the aerospace and defense. And so we have 2 to 3 big customers are using it. Once again, the main purpose is first to collaborate between engineers, manufacturers, designers to evaluate and to estimate the cost. And also work with different partners. I know that in Italy, we have a lot of also opportunities within aerospace and defense industry, but also with some transport and mobility customers in Italy and worldwide. We do not have yet customers using it in transport and mobility, but we are really promoting it for all our transports and mobility customers. This is the main two industries, because as you understood, having this cost management
capabilities needs to have a complex structure. And this is why you are focusing today on aerospace and transport and mobility. I'm taking note of your answer. So, devo parlare in italiano, quindi in merito al cost intelligence è una soluzione. Abbiamo 2 o 3 grandi clienti in aerospace and defense che lo utilizzano, e lo utilizzano in un contesto di collaboration tra l'engineering, il manufacturing e il design, proprio per stimare i costi. Abbiamo delle opportunità in transportation and mobility, non ancora dei clienti, ma delle opportunità in essere, peraltro anche in Italia, più di una. Aggiungo quello che ha detto Firas, che abbiamo anche 2 opportunità in industrial equipment in Italia per cost intelligence. E quello che dice Firas, che è assolutamente vero, è che la gestione dei costi richiede, essere in grado di gestire i costi richiede delle capability complesse proprio all'interno dell'azienda, quindi richiede anche strutture complesse. Ecco perché le industrie in cui più facilmente poi viene applicato, se ne sente l'esigenza, sono le industrie come l'aerospace and defense, transportation and mobility, dove ci sono complessità. Ci sono anche realtà di industrial equipment con delle complessità importanti. Guys, it's not time to rest. C'è un'altra, there is another question. Quindi dicevo, tranquilli, non è ancora ora di riposare, dicevo ai colleghi. C'è un'altra domanda, la leggo prima in italiano, la leggo in diretta con voi perché non riuscivo a ascoltare loro e leggere. Allora, quando vengono utilizzati nel sistema di cost intelligence dati di costo da MRP, altre fonti esterne, vengono effettuate delle analisi statistiche sui dati per escludere dati anomali, o è previsto che tutti i dati utilizzati siano attendibili a priori? Ok. Let's translate. So the question is the following, and it's for you, Firas. Cost intelligence. Okay. In case there are data that came from MRP or other external sources. Okay. Those data coming from external sources. There are some action to analyze statistical analysis of those data in order to exclude the one that are anomalous, let's say not correct, or by default all the data are considered as usable and they are used. Is it clear my question? Because it's a bit complex. Yeah. So basically, when you are importing, okay. Okay. Have in mind, for that, we created in 3D Experience Platform a data model for cost. As Laura presented, we have an estimated cost, declared, computed, and measured. So this is the out-of-the-box data model that you can, of course, enrich in the platform and add cost values. Now the question is more if we have other data sources. If we have this kind of use cases, and of course, our purpose once again is not to replace softwares. For example, we have all of our customers have their ERPs, and we can, using this cost intelligence, bring this data into our single source of truth in the platform. One last point, because before your translation, Laura, the purpose of this exercise is to map the data that coming from the outside to our data model. Yes, the question is, maybe I did not explain correctly, Firas. The question is, when data come from outside, is there a way, like a statistical analysis, that allows to not import, so excluded data that are not consistent, or by default all the data are imported? What I tried to say is, when we map those data into the platform, of course we need to do the exercise to map the right and the most confident data. We will not map everything, but we'll not choose the best ones, the most relevant ones. Okay, thank you. Quindi traduco la risposta. All'interno della platform di Cost Intelligence c'è un data model, che è quello che vi ho mostrato prima. Prima vi ho mostrato il data model out of the box. Questo data model viene
customizzato, personalizzato in funzione di quella che è la realtà del cliente. Quando i dati vengono importati, si fa in modo che vengano importati quelli che fittano col data model che abbiamo considerato, e quindi quelli che non fittano non vengono considerati, non vengono importati. Quindi la risposta è sì, esiste questo sistema di filtro. Spero di aver risposto, se così non è, poi magari ci scrivete, vi abbiamo messo tutte le mail, e quindi non vedo altre domande. Ok, quindi abbiamo risposto, grazie al supporto di Firas e di Chloe, a tutte le domande. Vi ringrazio ancora moltissimo per il tempo di tutti voi partecipanti, di chi ci ha risposto, per le domande e per l'attenzione. Vi aspettiamo il giovedì prossimo alle 10 per il terzo webinar della serie Netvibes Exalead, e ovviamente siamo disponibili per tutti gli ulteriori approfondimenti presso di voi o da remoto, visto il particolare momento storico. Non mi resta che augurare una buona giornata a tutti e un caro saluto. A giovedì prossimo. Arrivederci. Bye. Bye.